Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi. Allora, voglio fare insieme a voi degli abbellimenti che ho già fatto, ma che appunto con questi video mi dà la possibilità di farli insieme, così vi voglio far vedere quello che prima realizzavo, diciamo, da sola. Erano delle cose un po' veloci, ma non stavo a fare il video per il mio canale perché magari ha video leggermente diversi. Invece finalmente posso farvi vedere anche queste cosine che secondo me sono interessanti. Allora, questo è un abbellimento che farò con il DAS, quello Pongo, quello classico bianco. Allora, come vedete, l'avevo messo, intanto vi dico subito, l'avevo messo in questa busta per congelare, legato bene con l'elastichilo, perché così almeno dal momento che era già aperto rimane sempre morbido, così evitate appunto che prenda aria e che magari si secchi, visto che magari io non lo uso ogni momento, per cui insomma è meglio preservarlo. Poi utilizziamo della semplice carta da forno, adesso la taglio un pezzettino, così. Oggi tutte cose molto casalinghe e poi eccolo qui, devo utilizzare il mio mattarello perché devo schiacciare un po' il mio DAS. E poi utilizzerò delle formine. In questo caso, vabbè, utilizzerò queste formine che sono quelle alla fine per fare i dolci, niente di che. Aspettate, vi faccio vedere anche queste. Ah, ho usato anche questa rotonda. Questo in realtà è un coppapasta, quindi questi sono dei coppapasta. Quindi vedete che sono proprio delle cose che con lo scrabucchi non c'entrano niente, ma che vanno benissimo. Perché, come vi dico sempre, bisogna ingegnarsi e usare quello anche che avete in giro per fare altro. E allora, perché vi ho fatto vedere questo? Perché io ho già realizzato delle formine che sono queste, che così sono già asciutte e le potrò colorare, e ho utilizzato, diciamo, queste due dimensioni di coppapasta, 1 e 2, per fare queste formine. Ma oggi voglio provare, perché questo non l'ho ancora provato, queste due invece che ho comprato in un negozio e sono le forme per fare i dolci, quindi le trovate veramente dappertutto. Magari se trovo i link li metterò anche nei miei prodotti, perché sicuramente ci sono anche su Amazon, ma io nello specifico li ho presi in un negozio. Comunque, come funziona? Allora, prendiamo il nostro DAS. Allora, il DAS intanto è molto carino da utilizzare perché è molto morbido, quindi si lavora bene e rimane molto leggero nel momento in cui avete finito il lavoro, rimane leggerissimo, quindi potete utilizzare queste cose come abbellimenti per album, junk, card, veramente qualsiasi cosa. Allora, io vedete, ho preso un pezzettino, adesso lo vado a mettere così nella mia carta da forno, così non sporco il mio mattarello, perché come ben potete immaginare lo uso per fare altro. Così. E vado a creare una patina sottile del mio DAS. Vedete che ho fatto, boh, saranno un paio di millimetri, perché voglio appunto che vengano delle decorazioni sottili. Chiaramente più lo spessore lo decidete voi, quindi non è detto che debbano essere così sottili. Per esempio, vi faccio vedere queste. Forse sono leggermente più spesse, ma non importa, io voglio provare a farla così sottile. Ora, cosa vado a fare? Prima di tagliare, vado ad utilizzare, allora, per queste lavorazioni ho utilizzato questo stencil, ve lo faccio vedere senza l'adesivo, così almeno. Scusatemi, ho detto stencil, no. Questo è un timbro, vedete? In silicone. E ho utilizzato questo per fare questa decorazione qua. Oggi voglio provare, non ho ancora provato ad utilizzarlo, ma voglio provare ad utilizzare invece il timbro, questo con le scritte. Vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, cosa vado a fare? Vado a premere direttamente il mio timbro, senza esagerare, perché chiaramente sotto, immaginate, avete il DAS che è morbido. Io vado a schiacciare il timbro così sul DAS. Ok, guardate un po', vedete che si vede, sì, che è rimasto lavorato. Ora vado a tagliare
con la mia formina e vado a staccare. Allora, questa è un'operazione, non ho, no, forse non ho premuto troppo. No, sì, va bene, potevo premere anche un po' di più. Comunque, guardate un po', eccoci, così abbiamo il nostro fiorellino con le nostre scritte. Da questa parte vado a utilizzare l'altro timbro, così vi faccio vedere l'effetto che è un po' diverso. Quindi schiacciamolo troppo, stacchiamo. Sì, questo è particolarmente bello perché rimane molto delicato. Ora prendiamo il timbro più piccolino, così ne vengono due, direi. Proviamo, uno. Ah, io sono sempre. Aspettate. No, niente, non ce la faccio. Volevo farlo senza sprecare, ma eccoci. Comunque, qua stiamo parlando di un materiale che potete tranquillamente ricompattare. Allora facciamo così, spostiamo queste, così già che le sto facendo ne faccio qualcuna in più, tanto poi le uso. Quindi schiacciamo un po' in modo da amalgamare, in modo che si ricompatti bene. Poi rimettiamo nella nostra carta da forno, schiacciamo di nuovo. Magari questo lo faccio leggermente più spesso, così vi faccio vedere. Quindi ok, va bene così, guardate, questo l'ho fatto un po' più spesso. Inseriamo di nuovo, schiacciamo col nostro timbro, così. Chiaramente facciamo prima di tagliarlo, perché altrimenti se vado a schiacciare dopo aver tagliato rischio di rovinare la forma. Invece in questo modo la forma rimane perfetta. Ok, questo invece faccio in questo modo, ricompatto così e rimetto di nuovo all'interno del sacchetto, chiudo bene e metto immediatamente qui nel mio sacchetto per congelare. Chiudo così fino al prossimo utilizzo, perché voglio provare a fare anche altre cose. Non si secca. Ora vediamo un po'. Io, dunque, queste adesso sono un po' umide, le metto così da parte, le vado a colorare. Prendo queste che sono già asciutte. Tra l'altro, vedete che asciutte sono diventate anche più bianche. Queste invece che sono ancora umide, guardate la differenza, sono ancora grigie. Allora, una cosa, non avevo preparato, vado a fare un forellino in ogni punto, così con il punteruolo o quello che avete, quello che volete, insomma, vado a forare in modo che se poi voglio inserire un filo o un qualcosa per legarle lo posso fare, perché altrimenti una volta che si asciugano chiaramente è un'operazione che non si può più fare. Qui è rimasto, aspettate che c'è qualcosa che non capisco cosa sia rimasto qui. Sembra un po' di carta. Ah, ecco, ho capito invece che cos'è. Probabilmente c'era un po' di sporco sulla carta da forno, un pezzettino, ed è chiaramente rimasto appiccicato. Ok, l'abbiamo tolto. Quindi facciamo un foro così e queste qui sono pronte da asciugare. Allora, ora vado a colorare le tre già asciutte. Allora, li facciamo di tre colori diversi, così vediamo un po' l'effetto di come vengono.
farei uno verde. Qua potete usare gli acrilici che avete, chiaramente, niente di, non c'è bisogno di colori particolari, ne ho messo fin troppo. Facciamo uno bordeaux e uno carta da zucchero. Sto usando tre colori che mi piacciono, sono poi facilmente, me li immagino già con magari le mie carte, queste cose qui. Ora vado a colorarli, bagno solo un po' il pennello. Allora facciamo bordeaux, sì, ho messo decisamente troppo colore, quindi vado a colorarlo completamente, lascio sotto la carta da forno così non rovino il mio supporto. Col pennello vado a picchiettare bene dentro, perché così lo riempio bene. Facciamo bene anche i bordi qua. Ok, aspettate, adesso faccio un attimo i bordi così poi mi posso concentrare sul, così metto un po' di più di colore così diventa bello scuro. Magari facciamo due mani, adesso facciamo che pare asciugare, faccio asciugare e intanto vado a dare, vediamo se riesco a lavare il pennello qui solo nell'acqua così. Ok, ora facciamo il verde, vado a dare prima il verde sui bordi, così in questo modo. Ok, e adesso vado a colorare l'interno. Questi sono molto versatili, queste decorazioni, perché poi rimangono molto molto leggere, quindi sono proprio carine. Potete farle veramente, potete usarle dove meglio credete. E ora andiamo a fare la piccolina azzurrina. Poi appena quando si asciugheranno farò anche quelle che ho preparato oggi. Però considerate che ci vanno un po' di ore finché asciughi bene bene il DAS, ed è meglio farle asciugare così almeno poi dopo le potete lavorare perfettamente. Ok, stavo pensando di, adesso ci provo, questo ve lo dico, aspetta che io faccio le prove, ecco, infatti, voglio fare un po' di, sono andata a mettere un po' di azzurro insieme a quel verde, così appena appena, e adesso faccio il contrario, vado a mettere un po' di verde qui sull'azzurro, così, così si sono miscelati un po', giusto per dare un tocco di colore. Viola si è un po', vado a mettere ancora un po' di viola così rimane più scuro. Ok, e adesso vado ad asciugare con il phon, così possiamo passare al passaggio successivo. Ora, medaglioni asciutti, prendiamo il bianco, di bianco, ok, pennello, questo è un pennello con le setole dure asciutto, mi raccomando, deve essere tutto asciutto. Bagno il pennello in questo modo, bagno la punta del pennello, faccio vedere, eh. Ora vado a scaricare, mi raccomando, bisogna scaricarlo bene bene bene, perché se c'è troppo colore non viene l'effetto che vogliamo, e vado a passarlo qui i medaglioni, in maniera, partendo dal bordo sempre,
in questo modo qui, così da far venire in risalto il disegno. Adesso lo finisco bene e poi ve lo faccio vedere. Mi raccomando, più passate ma leggere, perché se non lo fate in questo modo rovinate tutto. Facciamolo anche qui sul bordo. Ok, guardate un po', vedete che è rimasto tutto in risalto il disegno. Scarico bene e anche qui passiamo di nuovo il nostro medaglione. Mi raccomando, più passate, quindi bagno, scarico e ripasso. Perché se avete il pennello troppo bagnato, rischiate di entrare dentro le fessure e il lavoro non viene fatto bene. Guardate. Ok? Facciamo l'ultimo. Piccolino. Quindi non preoccupatevi se il colore sotto vi sembra tanto scuro, non importa, perché poi una volta che voi passate il bianco, vedete che l'aspetto cambia e si intravede il colore di base. Se voi sotto non mettete un colore scuro, cioè più è scuro il colore sotto e più rimane bello l'effetto in realtà. Guardate che carino, questo era verde azzurro, idem questo e questo bordeaux. Questi sono leggeri, leggeri, leggeri. E quindi sono molto molto versatili. Ci tenevo a farveli vedere perché secondo me questa è una cosa che potete sicuramente utilizzare e poi vedete che c'è bisogno di DAS e va bene, lo trovate anche questo, l'ho messo nell'elenco dei prodotti e qualsiasi tipo di timbro abbiate, chiaramente deve essere un timbro con un po' di rilievo, perché altrimenti quando premete non rimane impresso, e qualsiasi colore acrilico. E guardate un po', questi sono i risultati. Per completare la decorazione dei miei medaglioni, uso della cera antica dorata. Voi potete, se avete un qualcosa di dorato, sono anche belli bianchi, cioè non è che, però in questo modo io vado a passare, guardate un po', ancora un po' di cera antica, così leggera leggera, solo sulla superficie e non dappertutto, vedete? E così gli rimane questo effetto dorato, guardate che bello. Così, anche su questo diciamo che dà più luce. Così. Questo è il risultato finale delle decorazioni, quelle che vi ho fatto vedere nel video devo aspettare che asciughino bene prima di colorarle e di finirle, ma il risultato verrà lo stesso. Spero che quest'idea vi sia piaciuta, sicuramente la vedrò utilizzata nei vostri lavori di cui mi state mandando le foto e di cui ne sono molto contenta. E detto questo non mi resta che ringraziarvi e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!